per grazia Tua e per volontà Tua, Signore, che ancora questa sera, Signore, ci ritroviamo insieme alla Tua presenza. Ed è meraviglioso perché, Signore, ci fai realizzare la vera famiglia, quella che un giorno disse: ecco chi è mia madre, ecco chi sono i miei fratelli e le mie sorelle, tutti quelli che avranno fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli. E noi ci stiamo sforzando, Padre nostro, e Tu lo sai e Tu lo vedi, alleluia, gloria al Tuo nome, di fare la Tua volontà. Ed è proprio questi continui sforzi che ci fanno sentire figli Tuoi, facente parte di questa nuova famiglia così meravigliosa, alleluia, gloria al Tuo nome, che nessuno può distruggere. Alleluia, gloria al Tuo nome, così tutti uniti di pari sentimento che eleviamo a Te la nostra voce, alleluia, la nostra preghiera, e Ti offriamo, Signore, il canto, la lode, ogni cosa, Signore, che Ti sia come soave profumo, come l'incenso della sera, insieme all'amato Cristo Gesù, benedetto con Te in eterno. Amen, alleluia, amen. C'è un canto che dice che una volta eravamo nel mondo, ora dice il mondo non è più per me. Allora, quindi il nostro cammino, quindi la nostra vita deve essere diversa di quella che era una volta. Amen. Perché vedete, noi siamo testimoni
di Cristo Gesù nel mondo. Dice, come testimoniamo? Perché soprattutto quelli che ci conoscevano prima, ora vedendoci diversi, in meglio, non in peggio, allora dicono, guarda, veramente allora Dio esiste. Allora, amen? E allora che cosa fanno? Si avvicinano automaticamente al Signore, perché dice, allora guarda, il Signore può fare di me anche un suo figliolo, una sua figliuola, se ci vedono trasformati, diversi. Se invece ci vedono sempre uguali o peggio, dice, come lo può fare una volta? A me non mi goda vita. Allora, perché dice, poi loro dicono che tante cose non si fanno, però loro le fanno. Perché poi vedete loro cosa fanno? Tirano le somme e dice, aspetta, loro nel parlare dicono che certe cose non si fanno, però loro le fanno quelle cose, no? Ma io non voglio essere in quella maniera, perché se io devo cambiare, devo cambiare in meglio. Amen, gloria al Signore. Quindi, vedete, noi possiamo portare anime a Cristo, cioè li possiamo salvare, amen, con la nostra testimonianza, cioè con la nostra condotta di vita, non chi parole. Perché parole, fratello? Ci sono i politici che per parole, vero? Sono cose brave, che ne fanno credere che veramente sul spunta da dennammare l'opposto di dove sorge. Quindi con le parole. E no, fratelli, alleluia. Noi dobbiamo, vedete, dobbiamo essere veramente di luce, come Gesù ha detto, voi siete la luce del mondo, il sale della terra. E se il sale, dice, diviene insipido, con che cosa si darà sapore? Amen. Se il sale diviene insipido, cioè se in noi manca la vera testimonianza con le opere della presenza di Cristo dentro di noi, siamo come quel sale senza sapore. Amen, gloria a Dio. Quindi invece, vedete, perché un giorno il Signore ci chiederà conto di questo, perché magari qualcuno dirà al Signore, qualcuno, tanto, Signore, tu non mi hai dato mai di testimoniare. Tu non mi hai fatto, io avevo in cuore di evangelizzare, io avevo in cuore di fare tale cosa. Signore, tu non mi hai usato, e quindi, come a quello che ha preso un solo talento, dice, io mi sono sottato. Alleluia. Quindi il Signore dirà, no, perché io ti ho dato i miei insegnamenti. Se tu li avessi messi in pratica, avresti portato molto frutto per la mia gloria, per la tua salvezza e per la salvezza di tanti altri. Amen, gloria a Dio. Fratelli, quindi questo è quello che dobbiamo cercare. Non magari, perché molti, vedete, no, sa, io sento un tuo cuore di voler fare qualche cosa nel campo del Signore. Sì, intanto comincia con il tuo comportamento. Perché quello già, perché se uno ha veramente questo desiderio dentro, allora la prima cosa che deve fare è dire, Signore, allora, io voglio servirti. Per poterti servire, cosa devo fare? È una domanda da farsi, da fare al Signore o da farsi personalmente? Ecco, se io voglio servirti, so quello che devo fare, mi metterò in regola con te. È giusto? Allora, nella ricerca di metterci in regola con Dio, il Signore automaticamente ci usa, senza che noi ce ne accorgiamo. Alleluia. Amen, gloria al Signore. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. E così vogliamo anche questa sera passare alla lettura della sua parola. Alleluia, come la troviamo scritta nell'Evangelo di Luca, capitolo 21. Poi Gesù alzò gli occhi e vide i ricchi che gettavano i loro doni nella cassa del tesoro. E vide anche una povera vedova che vi gettava due spiccioli e disse, in verità io vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti gli altri,
Tutti costoro, infatti, hanno gettato nelle offerte per la casa di Dio del loro superfluo, ma costei vi ha gettato nella sua povertà tutto quello che aveva per vivere. Alleluia. Alleluia. Amen. Fin qui la lettura. Alleluia. E allora, certo, noi sappiamo, per parola di Dio, e Gesù stesso che l'ha detto, dice che dove o due o tre sono radunati nel mio nome c'è la mia presenza, c'è la sua presenza, è vero? È scritto questo qua. Amen. E quindi Gesù, vedete, è sempre presente, anche quando noi siamo soli. Perché se ben vi ricordate, anche questo sta scritto, dice quando tu hai qualcosa, una richiesta da fare al Signore, oppure ti vuoi sfogare, ecco, vuoi parlare con il Signore, ecco, chiuditi, dice, nella tua stanzetta segreta. Dice, sì, sei riluscio, cioè ti chiudo la porta, no? Dice, e lì ti apri il cuore davanti al Signore. Amen. E Lui ti ascolterà. Vedete che bello. Quindi anche quando noi siamo soli, il Signore ci ascolta. Quindi Lui, infatti, è onnipresente. E quindi se Lui è onnipresente, noi dobbiamo quindi avere sempre questa certezza, questa sicurezza, che in qualsiasi momento Lui ci vede, ci ascolta e ci aiuta. Amen? Gloria a Dio. Quindi Lui è sempre presente in tutto ciò che noi facciamo. Alleluia. E vedete, e poi ci sono gli angeli, gli addetti, che scrivono tutto quello che noi facciamo. Amen? O no? Alleluia. Scrivono tutto quello che noi facciamo. Vedete, perché ci sono angeli che hanno sto compito pure, di scrivere tutto quello che noi facciamo. Infatti in un posto dice di non scandalizzare i piccoli fanciulli, perché i piccoli, ecco, perché si può essere piccoli nella fede, come fede, forse non deve essere piccoli come anni, come età, amen? Piccoli come fede, amen? Quindi anche se una persona ha 90 anni, o 100 anni, o 70, o 50, quello che è, e si avvicina al Signore, quello è un piccolo. Viene visto e considerato dal Signore un piccolo fanciullo, una piccola fanciulla. Amen. Gloria a Dio. E allora, il Signore proprio in quella circostanza ha detto, dice, di non scandalizzare, ecco, questi piccoli, quindi piccoli sia come età, e piccoli come coloro che si avvicinano alla fede, che iniziano una nuova vita, come bambini. Amen. Perché, dice, gli angeli loro vedono del continuo la faccia del Padre vostro, o del Padre loro, che è nei cieli. Amen. Vedete allora che... Ah, e allora... perché, vedete, non è che il Signore, anche se ci vede... e ci sente, però Lui non scrive, Lui fa scrivere, come in questo momento. Voi cosa pensate? Lui ci vede? Voi cosa dite? Ci vede sì o no? Ah, allora stai. Scusate, mi faccio scoraggiare se voi dicete che non... Ci vede, no? Quindi ci vede e ci sente. È vero o no? Ha detto lui giustamente che pare che... La prossima... No, non ti volevo... Non volevo dire... fatto dire da di amen. Volevo dire... porta qualche medicinale, qualcosa, acupuntura. Non ti diremmo su. Allora... Allora,
Quindi lui ci vede, ci sente. Perché altrimenti perché siamo qua? Perché cosa siamo qui? Che ci veniamo a fare? Se lui non ci vede e non ci sente? Allora, lui ci vede, ci sente e ci parla. Ma vedete, non ci parla lui direttamente. Lui ci parla e mi dice, Nenuzzo, e apra bocca e parla. Quindi vedete, lui, allora, è presente, ci vede, ci sente, ma non parla direttamente. Mi fa parlare, usa me per parlare. Agli angeli, nonostante lui ci vede, ci sente, lui ci dice, scrivi, scrivete. Amen, gloria a Dio, vedete? Altrimenti dovrebbe fare tutto lui. No, allora noi perché ci siamo? Gli angeli perché cosa ci sono? E noi qui sulla terra perché cosa ci siamo? Ecco, vedete, allora, e a ognuno di noi, vedete, è sempre lui che agisce e a ognuno di noi ci fa fare delle determinate cose che magari in quel momento noi non ce ne accorgiamo neanche che stiamo facendo la volontà di Dio. Alleluia. Amen, gloria al Signore. E allora, nella, guardate, in questa circostanza, Gesù dice, alzò gli occhi e vide i ricchi che gettavano i loro doni nella cassa del tesoro. E vide anche una povera vedova che gettava due spiccioli e disse, in verità io vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti gli altri. Seguite attentamente. Allora, a chi gliel'ha detto Gesù che questa povera vedova stava gettando tutto quello che aveva mentre i ricchi gettavano del loro superfluo? Ai discepoli che erano insieme a loro, a lui, cioè. Amen? Lui era insieme, stava ammaestrato, lui, i discepoli, parlava con i discepoli. E allora, praticamente lui gli ha voluto far capire ai discepoli, vedete, io non mi interesso soltanto delle cose spirituali, come alcuni pensano, ah, perché guardate, c'è anche questo modo di dire nel mondo, ah, che oro Signore si mette in taste babbarì, è vero o non è vero? Oh Signore, ho tante cose da pensare, tante cose da fare. Sì, ora il Signore si attacca a queste piccole cose. Non aveva niente da fare lui, onno su Gesù, che si fermò davanti alla cassa delle offerte. Perché? Per far capire che invece lui non è, è per smentire quello che gli altri dicono erroneamente. Volutamente, spatti, che il Signore non si occupa di niente, che si occupa, no, no, oh, il Signore non guarda queste cose, non, non si occupa. Fratelli, il Signore ci guarda nell'arco della nostra vita sin dal seno materno, o no? Perché, gloria a Dio, chi è che fa formare l'essere umano nel grembo della madre? Non è Dio? E allora vedete che lui si prende cura, che ci vede, ci segue, ci fa nascere, ci fa formare, ci fa nascere e ci fa crescere. E così fa con tutto ciò che vive. Alleluia. Amen, gloria al Signore. Quindi, allora, ecco quello che il Signore mi sta dando da capire, è questo, Emanuele. Diciamo, non tanto il fatto di metterli sotto la cassetta lì, anche se quello è un dovere puro, no? No. Però no, non è questo. Per farci, il Signore, quello che sto comprendendo, ha preso questo esempio per farci capire, in modo tale che noi abbiamo le idee chiare intorno a Gesù, che non dobbiamo lasciarci ingannare, deviare dagli stolti che dicono, ah, il Signore non guarda questo, il Signore ha altre cose a cui pensare. Non è vero. Perché, ecco,
Vi dico questo, sia glorificato il Dio. Questi soldi che mettevano nella cassa delle offerte del tesoro del Tempio, poi che facevano sti soldi? Gli andavano a Gesù? Ci risulta? Ci risulta che andavano a Gesù? Al Signore non andava neanche un centesimo, non andava niente. Quindi non è che lui in quella circostanza lo ha fatto per gli interessi suoi, perché dici, guarda, non mette niente, nessuno nella casa del fette, quindi non arriva neanche a me. No! Alleluia! E pensate che, gloria a Dio, quei soldi che andavano nel tesoro, nella cassa del tesoro, pensate, sapete a chi andavano? I sacerdoti, a quelli che lo odiavano. Alleluia. Ma vedete, siccome il Dio ha stabilito, ecco, anche in quel caso, seguite attentamente, com'è che mi ha fatto portare l'esempio degli angeli che scrivono quello che noi facciamo? Come il Signore dà a me da parlare ciò che Lui dovrebbe dire, lo fa dire, lo dice tramite me. Amen, ci siamo fin qui. Allora, Lui ha dato il compito anche ai sacerdoti, a quelli cioè che amministravano il tempio, perché sempre erano scribi, farisei, capanziani, erano loro, no? Di occuparsi di quei soldi. Vedete che non era lui che lo faceva, però gli aveva dato il compito agli anziani. Perché quelli servivano, vedete, per tenere in piedi il Tempio di Gerusalemme, dove effettivamente, fino a quando lui non dava se stesso per essere crocifisso, in quel Tempio si dovevano svolgere i servizi nella maniera come Dio li aveva stabiliti. Sacrifici, olocausti. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Vedete, gloria all'Altissimo. Ora, sia glorificato il Signore. Quello che il Signore appunto mi sta dando da capire è questo, meraviglioso. Perché, ma sentivo, perché il Signore l'ha detto sempre, che effettivamente va a mettere i soldi, la cosa, le offerte. Il Signore, non, poi da quanto tempo, da poco tempo che il Signore mi ha fatto leggere questo capitolo, questi versetti. Quindi, ero sicuro che il Signore avrebbe trattato un argomento particolare, nuovo, diciamo. Alleluia. Perché effettivamente mai il Signore ci aveva spiegato queste cose, come se le sta spiegando adesso, no? Almeno io mi ricordi, sì o no? È vero? Anche se leggo, amen. Ma non ne voglio battute. Che glorificate Dio. Ecco, vedi, ora anche questo. Ora non lo posso fare, perché non l'ha data a me. Però ha data a voi, che quando il Signore parla e dice la verità, voi diciate amen. Perché se non lo dite voi, le pietre grideranno. Perché dici tu svena la chiesa? Per dormire? Ma te fai un posolino? Un posolino mi devo fare a casa. Nella casa del Signore si glorifica Dio. Amen, gloria al Signore. Perché, vedete, quando noi diciamo amen, noi onoriamo Dio. Altrimenti se noi stiamo zitti, è come se dicessimo, Signore, parra tanto, che tu che fare io faccio stesso, tanto io non ti do ascolto. Invece no, vedete come a ognuno, alleluia, per esempio come il giorno della Santa Cena, noi
se non fossimo stati presenti, come il Signore avrebbe potuto ammaestrare? Insegnare agli altri come si fa Santa Cena? E che cosa significa Santa Cena? O no? È vero o no? Vedete quindi che abbiamo avuto un ruolo importantissimo? Alleluia. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Quindi, attenzione, che ognuno di noi dobbiamo rispondere di tutto ciò che facciamo nella nostra vita. Perché Lui ci guarda, anche se non parla direttamente. Amen. Come agli angeli gli dà da scrivere, gli dà da parlare, a quelli che devono raccogliere i soldi per il tempio gli dà, vedete, gloria al Signore, anche qui, a quelli che devono cantare, a quelli che devono suonare, a quelli che devono sbadigliare, pure. No, perché ci sono pure quelli che sbadigliano. No, non ce ne sono. Quindi, quando noi ci raduniamo qui in chiesa, quando il Signore ci raduna, dà ad ognuno di noi la nostra parte da fare. Dice, ma io non stai facendo niente. Chi lo dice? Se tu ascolti attentamente quello che il Signore dice e glorifichi il suo nome e dici amen e glorifichi il suo nome, tu stai facendo la tua parte. E le quattro creature viventi, i 24 anziani che stanno davanti al trono di Dio, che fanno? Dicono santo, santo, santo è il Dio onnipotente. Amen, gloria a Dio. Quindi, vedete, fanno la loro parte, in quella maniera, il loro lavoro. Alleluia. Amen, gloria all'Altissimo. Quindi, allora, questa sera, vedete, il Signore ci sta. Guardate, se ve ne accorgete, me ne sto accorgendo, io me ne sto accorgendo. Se ve ne accorgete, sembra la continuazione del culto di venerdì. Oggi è domenica, no? Di venerdì. Nel senso che il Signore ci ha coinvolte tutti, vero? Padre, madre, moglie, figli, datore di lavoro, operai, è vero? A ognuno di noi ci ha richiamato all'attenzione, dice, fate attenzione perché ognuno di voi ha un compito. Questa sera, guardate, vedete che è la continuazione, ora me ne sto accorgendo in verità. Alleluia, come è vero che l'Eterno vive. Ora me ne sto accorgendo, guarda Signore, vede, ci sta ammaestrando anche in questo. Quindi non solo quando, allora, quello che il Signore ci ha spiegato venerdì riguardava e riguarda il comportamento di ognuno di noi nella famiglia, sul posto di lavoro e nella società. Quello che il Signore ci sta insegnando questa sera è il nostro dovere quando ci troviamo in chiesa. Ogni bocca, ogni cosa che ha fiato, continuate lui oggi, ogni cosa che ha fiato, lodi l'Eterno. Alleluia, amen, gloria all'Altissimo. Vedete, gloria. E non è che uno si sente già e dormenta, quando finisce, fratello, che si sta buttando la testa e va d'orologio, no? Alleluia. Che bello avere un passo così, ogni tu ci amaro, no? Alleluia. E quindi vedete, il Signore ci sta insegnando quello che dobbiamo fare quando veniamo in chiesa. Vedete che di soldi non ne sta parlando? È vero, non ne sta parlando, perché diventavo ricco allora la cassetta degli offetti. Alleluia. Per ora sto tasto non sta toccando, Signore, perché altrimenti dice che sta qua, si scoraggiano. E poi io vedo Gesù cieco con tutti i carrubi. Allora, amen, gloria all'Altissimo. E allora, a parte gli scherzi, perché vedete, a me piace vivere a livello familiare. Alleluia. Perché vedete, le cose che il Signore ci insegna rimangono più impresse. E uno non si sente come un pesce fuor d'acqua. Quando entra nella casa del Signore si sente a suo proprio agio. Si sente in famiglia e ci dobbiamo sentire in famiglia, però dobbiamo sapere, dobbiamo conoscere qual è il nostro ruolo, quello che dobbiamo fare. Amen, gloria all'Altissimo. Alleluia. Quindi vedete come il perché il Signore sta, quindi nessuno si senta escluso, dice, ma io vado sì in chiesa,
ma se vado io o non vado, non ci fa niente. Non è vero. Perché chi non viene in chiesa, guardate quello che il Signore mi sta dando da capire, chi non viene in chiesa, quindi si assenta, è una voce, o delle voci, sono delle voci in meno che glorificano il Dio, mentre lui sta parlando e sta ammaestrando. E in, in quella circostanza, quindi, sapete che cosa avviene? Che ci si dà soddisfazione all'avversario. Che bello! Stasera, questa sera, non ho fatto andare a tale famiglia, a tale chiesa, quindi li ho fatti rimanere a casa, così loro non glorificheranno il Dio in chiesa. È come se i 24 anziani, invece di essere 24 anziani, ce ne fossero 18. Amen. Fratelli, queste sono meraviglie del Signore. Fratelli, guardatemi Bibbia. Qua non c'è niente. Non è dice, vado fratello, partivo da casa, proprio era deve 8, questo scrittore sta leggendo. Io sto ricevendo insieme a voi. Quindi il Signore sia glorificato Dio. E allora, scusatemi, non vorrei essere frainteso, ma come se io fossi la parola di Dio fatta carne. Non vorrei essere frainteso, In che senso? Perché è Dio che parla per mezzo mio. Quindi io che cosa sogno? Che cosa divento? Sono fatto di carne, però porto la sua parola. Quindi è la sua parola fatta carne tramite me. Alleluia. Ecco a ognuno il proprio compito. Alleluia. Amen. E guardate quello che il Signore, sia glorificato in Dio, come la cosa la sta estendendo ancora oltre. Voi dovete sapere che quegli spiccioli lì, dici, equivalevano alla moneta più piccola che c'era in circolazione da parte dei romani. Seguite attentamente. Quindi, grazie Gesù, ma quanto è bello. Fratello, quando il Signore ecco, si rivela sull'istante, mi dà queste cose, io mi setteria, mi setteria da come quella Maria che ascoltava Gesù e Gesù parlava, l'ammaestrava e Marta ci faceva, Signore, non ti interessa che mi sorda? Io mi setteria da ascoltare. Infatti, guardate, dai a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. E che ci fa il rufiano a Cesare? Si è unito non solo ai peccatori, ma pure all'impero romano. E no, perché anche a Cesare è stato dato di coniare le monete. Dice, che vuole dire coniare? O banchieri? Allora, coniare significa stampare, farle. Amen? Perché se Cesare non avesse fatto coniare, diciamo, ste monete, non si potevano fare manco gli offetti. O no? Non si potevano fare le riparazioni nel Tempio. O no? A moneta piccola. Quindi vedete che anche a non volere,
Cesare faceva la sua parte nel campo di Dio senza accorgersene, senza volerlo. Amen. Con questo il Signore sta dicendo a tutti che magari si erano formate delle strane idee, eh? Nessuno di voi è escluso nel campo di Dio e nel mondo intero, anzi nell'universo. Perché anche, alleluia, il firmamento, i cieli raccontano, dice, la gloria di Dio e annunziano l'opera delle sue mani. Non hanno favella né parola, però vedete come testimoniano di Dio. È vero? Vedete che anche loro non sono esclusi? Alleluia, amen. Sia glorificato Dio, alleluia. Vedete, quindi nessuna cosa, le piante, tutto. Il Signore, ecco, guardate, sia glorificato l'Eterno. E quell'albero di figo, che non ha fatto la volontà di Dio, è stato seccato sull'istante. Perché Gesù andò, cercò del frutto e non ne trovò. E Gesù diede la sentenza: nessuno mangerà più frutto da te. E gli dice, e quell'albero di figo si seccò improvvisamente. Alleluia. Vedete, gloria a Dio, come apparentemente sembra che il Signore non guardi, non si interessi. Quindi guardate, allora facciamo un riepilogo, perché poi vediamo. Allora, agli angeli di scrivere, o fratello di Luca da parlare, a quelle della, agli anziani di raccogliere i soldi, no? È vero? Al figo di fare il suo frutto. O no? È vero o no? Vedete come ognuno, magari uno guarda, ma chi e non fa niente, chi non fa niente nel campo del Signore. No, tutti, se vogliamo, tutti facciamo la nostra parte. Basta compiere il proprio dovere. Amen. In poche parole, nel campo di Dio, che è l'universo, compreso il regno di Dio, non c'è alcun essere disoccupato, ma tutti hanno un compito che Dio gli ha assegnato. Sono diversi i compiti, ma tutti abbiamo un compito nel campo di Dio. Alleluia. Guardate, udissimo che ancora il Signore mi non faceva aggiungere altre cose. Vi è sfuggita una cosa, era sfuggita anche a me, però il Signore me l'ha dato da qui. Senti, c'è quella cassa lì, che è inutilizzata, no? Si può bruciare, si può rompere. No, quella cassa è stata fatta per mettere le offerte. Anche alla cassa un compito, di raccogliere le offerte. Anche le cose inanime nel campo di Dio hanno la loro funzione, il loro compito, il loro ruolo. Non è vero? Alleluia, gloria a Dio. E guardate, sia glorificato il Signore. E le miniere, no? Di oro, argento, di rame, no? Ma sì, sono lì.
No, anche quelli hanno un compito da parte del Signore. Perché se non ci fossero state le miniere da dove poi vengono estratte, diciamo, il bronzo, perché il bronzo poi è una composizione, perché alcuni metalli sono la composizione di varie cose, no? Se non ci fossero le miniere, se non ci fossero state le miniere, non ci sarebbero state le monete d'oro, non ci sarebbero stati i sigli d'argento, o no? Ci siete arrivati? Vedete anche quelle cose lì, nel cuore della terra? Il Dio ha dato loro un compito, a suo proprio tempo, a suo proprio tempo. Infatti, grazie all'estrazione da quelle miniere, ci sono stati gli addetti che hanno coniato le monete, e queste monete sono arrivate anche nelle mani della povera vedova. Se non ci fossero stati minerali, queste miniere, potevano arrivare, sarebbero potute arrivare alla vedova quegli spiccioli? Guardate Dio dove ci sta portando questa sera. Che mi aveva scurato il cuore, signore. Pure a me mi aveva scurato il cuore quando leggeva l'affetto della vedova, disse a caccia se ne siamo. Però avevo fiducia nel mio Signore. Alleluia. Perché lui la cosa la dice una volta, massimo due, dopodiché dice tu non sai cosa fa banda, non puoi suonare, no banda che fa una banda musicale. Allora, amen, gloria a Dio. Vedete dove il Signore ci ha portati. Allora, come effettivamente, guardate, se ai tempi di Gesù stesso non ci fossero stati tutti i mestieri, Gesù doveva camminare nuda. Gesù non poteva mangiare. Gesù non si poteva spostare. No? Perché c'era quando il Signore aveva bisogno di spostarsi e si spostava con la barca. O no? Ma sto legno, a che serve sto legno? Se Dio l'ha creato servirà a qualcosa, serve per fare i mobili, eh? E deve servire pure per fare le barche, soprattutto una barca sulla quale poi deve salire Gesù per ammaestrare e per passare dall'altra riva. Ecco, vedete? Quel legno che magari uno neanche gli dà tanto peso, tanta importanza. Vedete come il Signore ogni cosa l'ha creata, perché a suo proprio tempo onori Dio. Alleluia. Se non ci fosse stato, ecco, per esempio, oggi noi sappiamo che il petrolio, no? Dal petrolio estraggono tante cose, no? La benzina, nafta, plastica, tutto. Ai tempi, guardate, quindi oggi noi vediamo che lo chiamano effettivamente il petrolio l'oro nero, eh? Gli hanno dato questo nome per dire quanto, che valore ha. E allora, guardate, se non ci fosse stato quel bitume, quel petrolio, non ci sarebbe stato il bitume. Se non ci fosse stato il bitume, Noè non poteva impermeabilizzare l'arca. Ma che cosa serve questo bitume che uno si schifia, che si sporca? Guardate quale grande importanza ha avuto quel bitume. È vero o non è vero? Perché se non ci fosse stato il bitume, l'arca non funzionava a quei tempi.
Vedete come non esiste cosa che non sia utile creata da Dio. Per esempio, scherzosamente, non mi ricordo come fu, com'è stato, qualcuno, in questo momento non mi ricordo quale Sam, ha scritto, perché il Signore parlava, ecco, dell'arca, erano entrati gli animali, le cose, no? Mi state seguendo? Allora, c'è stato uno scherzosamente, ha scritto, dice, però, di fronte all'arca non avrei fatto entrare le zanzare. L'ha fatto scherzosamente. Per dire, perché i zanzare sono fastidiosi, no? Hanno fastidio. Alleluia, no? Ecco, anche le zanzare avranno la loro importanza. Alleluia. Perché? Perché se non ci fossero le zanzare, ma tutti gli insetti che sembrano molesti, insetti molesti, se non avessero in natura la loro importanza, Dio non li avrebbe creati. Amen, gloria a Dio. Guardate, anche il vento, ma sto vento, che non... Fratelli, se non ci fosse stato il vento, le navi un tempo non avrebbero potuto fare certi percorsi. Amen? Perché grazie al vento, con le vele, queste navi si spostavano. Se non ci fosse il vento, allora, che pare una cosa fastidiosa, no? Soprattutto i film che si vedono spacciare i capelli. No? Uso quanto hanno detto, sto vento, che disgraziato sto vento, che mi spaccia i capelli. Se non ci fosse il vento, non ci sarebbe l'impollinazione. Se non ci fosse il vento, non ci sarebbe l'impollinazione. Dice sì, ma l'impollinazione, tu ammetti che un vento potrebbe essere leggero, invece c'è tutto di fotti, e noi supportiamo pure io, c'è tutto di fatto, signore, non puoi fare smettere questo vento. Poi uno signore da sola. Allora, ognuno sì, e l'auso magari, e allora, voi dovete sapere che se non ci fosse anche quel vento forte, certe cose non si potrebbero spostare da una parte all'altra. Grazie al vento forte, fratelli, io a casa mia, là sopra, faccio, ma come buttavo questa cosa qua? Per esempio, delle ghiande. Sapete che sono le ghiande? Non tutto sanno. Le ghiande sono delle cose piccoline, quindi l'albero è piccolino. Per fare un frutticello, da maniera piccolino, l'albero dal ghiande è piccolino. L'albero, fratelli, delle ghiande è un albero secolare, grandissimo. È la quercia. Sono le querce che fanno le ghiande. Amen? E dalle querce estraggono anche del legno fortissimo, che fanno tante cose grazie alla quercia. Eh? Le gallerie? Sì. Alleluia, amen. Sì. Esatto, deve tenere, esatto. Amen. E mi pare che facevano anche le traverse della ferrovia, mi pare che fa. Una volta facevano. Dove vengono messi i binari? Ora li fanno di cemento un po' particolare, che è elastico pure, perché deve avere una certa elasticità, nonostante sia un impasto. Però una volta, vedete, c'erano queste traverse sulle quali venivano fissati i binari del treno. Amen? E quelli, fratelli, erano un legno, appunto un legno duro. Quindi vedete, dice, ma sta quercia che sembra? Intanto guardate, le querce sono a mangiare e i maiali. Amen. Perché le ghiande, sapete, i maiali vanno ghiotti per le ghiande.
Amen, gloria a Dio. E allora facevano quindi queste facevano tante altre cose. E allora, ripeto, se il vento, vedete, non fosse certe volte anche forte, non potrebbe trasportare questi semi da una parte all'altra. E infatti io ho visto che, e poi sapete cosa fa? Hanno attecchito, poi siccome la terra non è adatta, poi non diciamo germogliano, sì, fanno la piantina, però poi l'estate le brucia. Allora, però vedete, in altri posti allora il Signore fa il rimboschimento. Grazie a tutti. Perché altrimenti chi è che ha piantato tutti gli alberi che ci sono nelle nostre montagne? Dice forestale? Una piccola parte, ma tante piante, sia come alberi o diciamo erbe o altro, degli arbusti, grazie a questo vento forte che le prende tutti questi semi da una parte e le porta sulle montagne. Vedete come ogni cosa glorifica Dio? Vedete come ogni cosa è al servizio di Dio? E quante cose potrei dirvi se il Signore me le rivelasse, però il Signore dice, per stasera ci basta. Questo per far capire che se tutti i semi, tutte le cose cooperano al bene, quanto più l'essere umano, chiunque esso sia, maschio o femmina, piccolo o grande, giovane o vecchio, e Dio ci benedica. Alleluia. Non chiamate nessuno maestro, perché uno solo è il vostro maestro, hai detto Gesù. E questa sera, oh Signore, possiamo dire tutti quanti, siamo stati alla scuola del vero maestro. Alleluia, gloria al tuo nome. Quindi non solo sei nostro Dio, sei nostro Padre, sei nostro maestro, sei la nostra vita, sei tutto. Alleluia, gloria al tuo nome. E così ti vogliamo ringraziare, e nel ringraziare te Gesù ringraziamo il Padre che ti ha generato e che ti ha mandato in mezzo a noi. Alleluia, gloria al tuo nome. Alleluia, quindi grazie nel nome di Gesù, Padre Santissimo, benedetto in eterno. Alleluia, amen.
Amen, Signore, grazie di tutto, Signore. Grazie per i tuoi insegnamenti, alleluia. Signore, da questo ci stai facendo comprendere chiaramente che non vuoi un popolo, né tantomeno dei figli ignoranti, ma che tutti sappiano apprezzare, valutando tutto ciò, Signore, che stai facendo per noi, per l'intera umanità. Alleluia, gloria al tuo nome. Fai, Signore, che quello che non sanno fare e non possono fare gli altri, lo possiamo fare noi che ti stiamo conoscendo ogni giorno sempre di più. Grazie a te che ti stai facendo conoscere, gloria al tuo nome, così accompagnaci alle nostre case e benedicici insieme alle nostre famiglie, te lo chiediamo nel nome di Gesù, che con te lo benediciamo ora e sempre in eterno. Amen.